portato appunto Antonello Sannino, anche a Tiziana Rosa, buongiorno. Buongiorno. Ah, già a Scampia, perché sono arrivati quelli del ICVA, praticamente parliamo dell'Associazione Italiana degli Scrittori, dei Writers, che a Scampia tiene oggi e domani una importante iniziativa di storytelling. Di che si tratta? Dunque, noi siamo scrittori dell'ICVA, che sarebbe l'Associazione Italiana Scrittori per Ragazzi, e andiamo a Scampia per 2 giorni, oggi e domani, a portare molto semplicemente libri, lettura, narrazione, perché da scrittori noi siamo innanzitutto dei grandi lettori e sappiamo bene quanto la lettura sia preziosa nella vita di ognuno. È un tesoro, leggere significa impossessarsi di un tesoro, e vogliamo condividere questo tesoro che noi abbiamo scoperto con i bambini, con i ragazzi, soprattutto con i ragazzi che abitano in luoghi dove la lettura arriva con difficoltà, dove i libri arrivano con difficoltà. E voi vi dichiarate portatori sani di fantasia, e quindi per questo motivo volete partire da Scampia, dove di fantasia ce n'è bisogno per immaginare una realtà diversa da quella che invece viene vissuta. Il lavoro lo fate insieme alle scuole, sono coinvolto, voglio ricordarlo, il comprensivo Virgilio 4, la primaria e il liceo psicopedagogico Montale, la scuola media Pertini. Come si svolgeranno le attività oggi e domani? Questa mattina abbiamo in programma una serie di laboratori di lettura e di narrazione nelle scuole, dalla primaria alla scuola superiore. Nel pomeriggio continuiamo, non ci fermiamo, e incontriamo altri bambini, i bambini delle Vede, i bambini di Scampia in generale, e abbiamo in serbo diverse attività, non soltanto dedicate ai libri, ma anche ad altre forme di espressione artistica, come la musica, il fumetto, la fotografia. Ecco, questa del fumetto mi sembra davvero una cosa molto carina, vogliamo spiegare un attimo meglio. C'è un workshop con il Comic Sars, e poi ci sarà una graphic novel ispirata dal giovane poeta di Scampia, Emanuele Cerullo. Sono queste due iniziative particolari, penso che i bambini, i ragazzi insomma delle scuole saranno molto coinvolti in questo tipo di protagonismo, no? Sì, la graphic novel che disegnerà Giuseppe Guida, che è un giovane fumettista, è ambientata a Scampia. E i protagonisti sono quindi i bambini di Scampia. Insieme a loro ci inventeremo una storia, la porteremo avanti, questa storia, che diventerà poi, ripeto, una graphic novel, quindi un fumetto vero e proprio, lungo. Per ora esiste soltanto la prima tavola, l'incipit di questa graphic novel, e poi andremo avanti insieme ai bambini. Questo progetto non è un progetto che si esaurisce nelle giornate di oggi e domani, ma andrà avanti ancora. Noi abbiamo intenzione di rimanere in contatto con i ragazzi di Scampia più a lungo possibile, quindi di ritornare anche l'anno prossimo, e di continuare anche su questa strada del gemellaggio, che è importante perché abbiamo intenzione di creare una rete tra i bambini del mondo, tutti i bambini, e quindi abbiamo già raccolto delle storie da ragazzi del Brasile, della Colombia, dell'Ecuador, insomma siamo in contatto con associazioni che si occupano di lettura in varie nazioni, e vogliamo creare, come dicevo poco fa, una rete. Vogliamo, sì, a proposito di rete, poi diciamo il dialogo continua sul blog Scampia Stories wordpress.com, tradotta in varie lingue, così insomma dopo il weekend si potrà continuare a seguire questa iniziativa. Rosa Tiziana, ti devo salutare, devo anche scusarmi per averti presentato con il cognome, cioè senza il cognome, perché mi pare che è frequente anche per me, insomma nome e cognome sono uguali, eh? Rosa Tiziana Bruno, la ringraziamo e gli diamo naturalmente l'arrivederci alla prossima iniziativa dell'ICVA. Grazie a voi, vi aspettiamo a Scampia. Perfetto, grazie ancora.